Una passeggiata per la legalità, anzi ne saranno molte di più. Il candidato sindaco civico a Pescara Domenico Pettinari annuncia per questa sera l'iniziativa, chiamando all'appello tutti i cittadini custodi del territorio e segnalatori alle forze dell'ordine di situazioni ambigue. Si partirà da Via Emele per poi percorrere le altre strade dei quartieri più difficili della città. Sì, noi partiremo alle 21, alle ore 21 in via Emele a Pescara, che ricordiamo è una delle strade più pericolose in assoluto. Lì c'è stata l'operazione antimafia, è stato proprio il cuore dell'operazione antimafia. Purtroppo i cittadini onesti non ce la fanno più, sono costretti a vivere ogni giorno tra degrado, sporcizia, ma non solo, spaccio di droga a tutte le ore del giorno, H24, la mattina, la sera. Sono situazioni veramente raccapriccianti. Alcuni di loro vogliono andare via, non ce la fanno più a vivere in quel posto, hanno fatto più volte segnalazioni. Ecco, noi ci sentiamo costretti ad andare sul posto per fare queste passeggiate, camminate della legalità, per richiamare l'attenzione, invitare i cittadini e sperare che le istituzioni ci ascoltino. Ascoltino che cosa significa? La nostra proposta che stiamo ribadendo da tempo: lì ci serve l'istituzione dell'operazione Strade Sicure, un pattugliamento misto tra le varie forze di polizia, anche con l'ausilio dell'esercito, dei militari, per ripristinare la legalità in quel posto. Non possiamo abbandonare la nostra gente, lì vivono cittadini e non devono essere considerati cittadini di serie B. Quelle persone non possono rimanere più sole. Noi continueremo anche nelle sere successive. E Pettinari ribadisce come abbiano scritto alle istituzioni e alle forze dell'ordine. Ecco, quindi faremo queste camminate dalle 21 in poi per un paio d'ore, saremo nel posto, cercheremo anche con la nostra presenza di interrompere anche i traffici illeciti, questo è l'obiettivo. Abbiamo scritto al Ministro dell'Interno, al Ministro della Difesa, al Prefetto, al Questore, ai vari comandanti dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, invitandoli e rendendoli appunto partecipi di questa cosa. Vedremo cosa, che risposta ci sarà,